13:45, dopo le testimonianze raccolte al centro operativo Multiforze a Salento, abbiamo con noi l'onorevole Paola Gosis, appena tornata da Padova, dove ha incontrato assieme a tutti i parlamentari della provincia il sindaco Zanonato e successivamente il prefetto. Sì, siamo stati questa mattina dietro invito proprio del sindaco. Il sindaco, in un'ottica di collaborazione, ha voluto vederci, ha voluto presentarci la situazione appunto della provincia di Padova. Ha rilevato che Padova appunto è stata, si può dire, miracolata, ma magari a scapito di altri paesi sotto, appunto, sopra e sotto Padova. E abbiamo noi parlamentari, c'erano anche dei sindaci, abbiamo ribadito ognuno la situazione appunto che viviamo. Per esempio, per noi la cosa grave, gravissima, che forse è più grave di tutto il resto della provincia, è la questione del Frassine, perché lì non è tanto che l'acqua sia esondata, lì c'è stata proprio una falla, la quale falla poi ha provocato, come abbiamo visto, l'invasione delle acque ormai fin qui a Spedaletto, fino alla Sesa. E il nostro impegno, l'impegno così hanno manifestato un po' tutti, ma noi parlamentari, in modo particolare di maggioranza, abbiamo manifestato l'intenzione, che poi diventerà una realtà, cioè quella intanto di collaborare assieme agli altri colleghi deputati o senatori della provincia per fare appunto, come si dice, cartello, per fare squadra, per collaborare, perché purtroppo la situazione è estremamente grave. Si sono quantificati i danni per ora, si parla già di 1 miliardo di euro. Naturalmente questa cifra tenderà ad essere decuplicata appena le acque si saranno ritirate, se è vero come è vero che l'invasione delle acque rimarrà per 15 giorni, sperando che non piova in questo fine settimana. Se dovesse piovere in questo fine settimana c'è anche il rischio che il frassine possa rompersi ancora, perché oltre alla frana che c'è stata a un certo punto si è erosa una buona parte anche dell'altro argine, quello appunto di fronte alla frana stessa. Allora, è chiaro che noi dobbiamo agire e pensare appunto alla situazione dei nostri concittadini e ci siamo impegnati a rivolgerci appunto a Tremonti, andare a fare un tavolo a Palazzo Chigi e andare a, uso questo termine anche se è forte, pretendere che Roma abbia un occhio di riguardo per il Veneto. Abbiamo anche sottolineato un aspetto, l'ho sottolineato io, l'hanno sottolineato anche gli altri, la questione che i media non hanno dato tanto spazio. Si può dire assolutamente nessuno spazio se non le TV locali, per esempio anche come la vostra. Probabilmente abbiamo detto, io stessa ho detto, bisogna che diciamo ai veneti di dimenticarsi di essere veneti. Cosa voglio dire? La compostezza della nostra gente non ha fatto apparire la catastrofe, perché di catastrofe si tratta, nelle sue giuste condizioni, nei suoi giusti criteri. Siamo abituati purtroppo a vedere la televisione, chi urla, chi piange, eccetera. Purtroppo i veneti questo non lo fanno. Allora io proprio ho detto, impariamo anche dal sud, non è polemica, ma impariamo anche dai meridionali veramente a chiedere con forza, con voce alta, perché altrimenti rischiamo di essere spesso dimenticati o sottovalutati. Grazie.